responsabilità, stiamo cercando di costruire, io dico che abbiamo fatto grandissimi passi in avanti, quindi ci ritroveremo con il Presidente dell'ANCI, con l'Ufficio di Presidenza Nazionale di cui faccio parte, in quest'area urbana, non solo per una visita di tutte quelle cose importanti che sono state già richiamate, ovviamente non sono state richiamate tutte, per una visita in questa area urbana e per un approfondimento sui temi dello sviluppo del Sud e del Mezzogiorno, potendo da questo territorio dare una testimonianza vera, concreta, pratica di come si possano mettere in piedi meccanismi virtuosi di sviluppo culturale, economico, sociale, infrastrutturale. Devo dire la verità, quando ho letto il titolo dell'incontro, una domanda un po' me la sono fatta. Ma che necessità abbiamo di dover ricordare che rende e colta e operosa e all'avanguardia il sociale? Ha ragione, non dico il presidente Cagliotti, ma probabilmente Brecht, cioè chi vuole negare la realtà. Però poi una risposta me la sono data, che non è pleonastico, non è pleonastico e certo non è una risposta alle banalità che una quotidianità afflittiva oggi ci fa vivere, non è un vecchio brocardo latino ci diceva che de minimis non curat praetor, quindi figuriamoci se possiamo basarci su queste cose o immaginare di dare risposte, no, la verità vera secondo me è un'altra. È che un popolo che non ha la memoria storica non ha futuro. E quindi è giusto che ogni tanto ricordiamo a noi stessi qual è la nostra storia, ma non per enfasi autocelebrative, non perché vogliamo spingere sul terreno dell'autoreferenzialità, che in alcuni casi però è giusta e legittima. Ricordiamoci il passato perché attraverso la nostra storia, attraverso la memoria della nostra storia, possiamo guardare con prospettiva, con certezza, con ottimismo al futuro. E oggi il momento è il più adatto, perché se c'è una cosa di cui oggi noi possiamo lamentare l'assenza, nello scenario nazionale, intendo dire, è proprio la speranza di un futuro migliore. Beh, vedete, noi parliamo del paese, ma il paese cos'è? Il paese cos'è? Lo Stato cos'è? È la somma dei territori, è la somma del sistema dei governi locali, che dovrebbe poi centralisticamente trovare un suo momento di sintesi. E oggi però questa sintesi apicale non ci dà la possibilità di vedere una prospettiva. E allora è quanto mai più opportuno e necessario che dalle comunità locali, quindi dai livelli del territorio, possa anche alzarsi una voce di speranza, una voce di futuro, che non è una voce di speranza e di futuro basata su mere dichiarazioni di principio, ma è una voce di speranza e di futuro che parte da una concretezza, che parte da una testimonianza di azione politico, sociale, istituzionale molto forte e molto radicata nei nostri territori. Vedete, io sono un assertore di un principio, ma credo che lo siamo tutti qua dentro, che è il principio della continuità amministrativa, quella che ci fa crescere, quella che consente il governo dei territori, non attraverso scossoni violenti o cambiamenti perché si deve cambiare a tutti i costi. Il tema della continuità amministrativa è un tema importante, ancora più importante se si ha la possibilità e la capacità di coniugarla col valore della tradizione, col valore dell'impegno politico istituzionale costante. Beh, al di là di tutto quello che ho ascoltato, fatti abbiamo ascoltato, qui non c'è
un tavolo della politica partitica autoreferenziale, qui c'è un tavolo della società, c'è un tavolo delle istituzioni elettive, c'è un tavolo della, che riguarda le attività economiche e produttive del nostro territorio, un tavolo delle politiche sociali, un tavolo di tecnici, di esperti, c'è una gran parte della società che è il cuore che pulsa nei nostri territori. Cosa viene fuori? Viene fuori che in questo territorio c'è un esempio virtuoso, di continuità amministrativa coniugata con la tradizione di un impegno politico di servizio. È stato ricordato. Chi di noi non ricorda Gecchino Principe? Chi di noi non lo ricorda? Sandro è qui, soggetto protagonista di tante battaglie politiche. È certo che sei qui, e per altri 100 anni. Ormai la vita si è allungata, quindi possiamo augurarne anche 200. Ne possiamo augurare anche 200. Ho visto in sala, lo richiamo perché abbiamo condiviso 5 anni insieme, Umberto, ma poi ho visto tanti altri amici che hanno concretamente governato, contribuito a governare questo territorio, che è cresciuto attraverso un progetto di sviluppo riflettuto, pensato, organico, che ha sempre guardato, certo, all'amministrazione del quotidiano. E caro sindaco, quel front office che tu richiamavi è proprio il confronto quotidiano con i problemi del giorno, dell'immediato. Certo, ha sempre guardato alla quotidianità dei problemi della comunità, ma con un occhio. Con l'altro occhio ha saputo guardare anche alla prospettiva, alla programmazione, al futuro del territorio. E l'Università della Calabria è uno degli esempi importanti di questo territorio, che sta continuando a crescere, permettetemi di dirla questa cosa, all'insegna dell'assoluta trasparenza. Certo, con le difficoltà che attraversa tutto il sistema paese, il sistema degli enti locali a maggior ragione, con maggiore evidenza, ma nel rispetto di principi di trasparenza e di legalità che oggi devono essere rimarcati, perché non viviamo in un mondo in cui questi valori sono valori sempre più affermati. Forse al contrario, quotidianamente registriamo episodi che vanno in una direzione completamente opposta. Allora è giusto ricordarlo, che questa è una città colta, che questa è una città di legalità, che questa è una città che rifugge da qualsiasi tipo di tentazione che non sia nell'ambito di questo alveo, di questa che è la guida della nostra azione politica e istituzionale. È giusto ricordare, per costruire il futuro e per dare speranza ai nostri giovani, che questa traccia sarà proseguita attraverso l'azione non solo di uomini, donne chiamate alla guida delle istituzioni, ma attraverso l'azione di una comunità che sente forte il senso della sua appartenenza, che vuole sviluppare ancor di più il suo senso civico in una visione più ampia. Cosenza rende Castrolibero Montalto con la zona industriale, rappresentano una grande realtà territoriale del Mezzogiorno d'Italia, oltre 200.000 abitanti. Forse su questo piano qualcosa in più dovremmo ancora farla, spingere ancor di più l'acceleratore della unione tra questi comuni. Abbiamo la fortuna, e qui concludo, di avere una visione che ormai è molto datata nel tempo, una visione comune delle cose da fare. Ecco perché io concludo ribadendo un sostegno pieno
e totale, nella mia qualità di presidente regionale dell'ANCI, all'impegno, all'attività di questa amministrazione comunale, con una testimonianza forte che quel che oggi rende è, certo è grazie a ciò che si fa da oggi in avanti, ma soprattutto è grazie a ciò che si è fatto nel corso di tanti anni di laborioso, onesto e disinteressato impegno politico. Grazie.